Bene, buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi 11 gennaio del 2020 e vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto lo psicodramma all'interno del Movimento 5 Stelle, con punti di vista completamente diversi oggi a leggere i giornali su quello che avverrà nei confronti del leader politico del Movimento 5 Stelle che è Di Maio. Io ovviamente come tutte le mattine leggo per voi tutti quanti i giornali con un taglio diciamo molto editoriale rispetto a quello che potrebbe fare una settica rassegna stampa di Mediaset o della Rai. Beh, insomma, io oggi non ci ho capito niente, perché allora Di Maio sfida i ribelli, titola il Corriere della Sera, e per Repubblica simile: non lascio ma voglio una donna al mio fianco, non intesa una fidanzata, che quella insomma pro forma gliel'hanno trovata, ma una donna intesa un po' come la sua fidanzata, cioè una immagine che possa rappresentare questo consolato a due del Movimento 5 Stelle. Che cosa cambia avere una donna accanto? Non mi è molto chiaro all'interno della politica, poi perché una donna, non si riesce a capire, potrebbe andare bene un uomo, potrebbe andare... il problema è chi è ovviamente, ma comunque su Repubblica la soluzione per uscire dall'impasse grillina è che ci sia una donna accanto a Di Maio. Poi però la stampa dite: se volete sfidatemi pure, mentre danno una corsa a tre per i suoi. Io posso aumentare il volume? Guardate ragazzi, non lo posso aumentare perché voi continuate a dire che io aumento il volume. Posso soltanto fare questo, tolgo il... mi sentite meglio ora? Allora, sfida a tre, dice la stampa, e quali sarebbero i tre contendenti alla leadership di Di Maio? Di Battista, che non so se è già andato o meno in Iran. Poi Patuanelli, l'attuale ministro dello sviluppo economico di cui si è parlato anche a suo tempo, e la famosa donna che può essere o quella che l'affianca o nuova leader del Movimento 5 Stelle, potrebbe essere la Taverna. Questa è la situazione sui giornali. Poi però ci sono due giornali che prendono due posizioni diametralmente diverse, e sono il giornale del Movimento 5 Stelle e di Conte, che quindi non è esattamente la stessa cosa, cioè il Fatto Quotidiano, il giornale del codice di procedura penale qua tra i due neuroni di Travaglio, e l'altro è il giornale, che hanno posizioni completamente diverse, che possiamo dire che invece non è certo del Movimento 5 Stelle, ma certamente il giornale di Forza Italia. Allora, Travaglio dice, io ve lo devo leggere perché è fantastico: si dimetterà Di Maio prima delle regionali, questo ha deciso Di Maio. Sentite voi che cosa riesce a scrivere Travaglio su Di Maio, ma no, sentitelo perché me l'ho scritto, è bene che voi ve li guardiate. Si dimette per tentare di fermare, la frana di miracolati, furbastri, poltronari, opportunisti e scappati di casa. Allora, adesso il Movimento 5 Stelle, che è stato reso, i ragazzi, tutta quella retorica, sembravano le sardine quanto erano fiche per Travaglio, oggi sono miracolati, furbastri, poltronari, opportunisti e scappati di casa. Questi sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle, non per il Foglio, non per il giornale, non per Libero, no, per Travaglio, sono diventati dei poltronari, è fantastico. E la retorica dei ragazzi, ve la ricordate la retorica dei ragazzi? E poi dice di Maio, sentite cosa dice di Maio, Travaglio, cioè come direbbe lui, la lingua di Travaglio vi fa una specie di cordone intorno alle orecchie e anche agli occhi, perché Travaglio dice ha raccolto molti risultati senza vendersi l'anima. Questo avrebbe fatto Di Maio nei suoi anni di governo, vale tutto. Ha raccolto molti risultati senza vendersi l'anima. All'opposto, Sallusti fa un fondo, parlando dell'abbandono di Di Maio del gruppo 5 Stelle, ha tradito i suoi elettori, dice Sallusti, perché doveva fare le barricate contro la TAV e contro la TAP, invece la TAV e la TAP sono state fatte, e l'uomo che si opponeva alla TAP e alla TAV, cioè la Lezzi e Toninelli, sono stati fatti fuori, aggiungo io.
Poi ha perso metà dei suoi consensi elettorali, cioè avrà fatto il fenomeno, dice Sallusti, ma ha perso metà dei suoi consensi elettorali, dal 33 al 17%, dalle politiche di marzo alle ultime europee. Quindi insomma, certo, un vero fenomeno come capo politico non sarà. E in più ha combinato un casino pazzesco sull'Ilva e non ha risolto Alitalia. Alitalia non riesce a risolvere manco Babbo Natale, manco Berlusconi, anzi ha fatto un bel casino anche Berlusconi su Alitalia. Quindi io forse toglierei Alitalia. Su Ilva ha veramente fatto un casino, e poi anche su Autostrade ne sta combinando una più di Bertoldo. Conte, come unico suo successo, avrà quello di essere riuscito a far fuori il suo ex sponsor, continua Sallusti, che era Di Maio. Insomma, questa è la situazione di Di Maio. Qualcuno di voi, Claudio, dice di nullità, io non lo so se è una nullità o meno, però la cosa fondamentale è che è veramente in questo momento veramente in crisi la possibilità che lui diventi, rimanga anche capo politico del Movimento 5 Stelle. Io direi anche chi se ne frega. La vera questione difficile da comprendere oggi è la seguente. Dovete sapere che il Parlamento ha votato a larga maggioranza il taglio dei parlamentari. Quindi ci sono meno parlamentari alle prossime elezioni, chiaro? Quindi i parlamentari hanno deciso di fare come i tacchini, che decidono di andare a farsi fuori, ad avvicinare la festa del ringraziamento. Hanno deciso come i Pandoro di avvicinare il Natale perché ce li mangiamo. Sostanzialmente i parlamentari si sono tagliati. E il Movimento 5 Stelle è contentissimo, perché era una delle sue grandi battaglie. E il PD, che di questa battaglia era sempre contrario, ha votato a favore di questa roba. Bene, questo è chiaro. Però se 70 parlamentari avessero raccolto le firme per chiedere un referendum affinché gli italiani confermino questa scelta, beh, è necessario fare un referendum. Allora, la cosa pazzesca, il titolo del giornale è il più azzeccato, è che Salvini si rimangia il taglio dei parlamentari, perché da una parte dice che si devono tagliare i parlamentari e dall'altra alcuni suoi senatori hanno firmato perché si vada a un referendum confermativo, cioè chiedono a noi italiani: siete d'accordo sulla legge che vede il taglio dei parlamentari? Tutti sanno che gli italiani voteranno a stragrande maggioranza per il sì, e tutti sanno che la Lega lo voleva questo taglio. Perché ha fatto questa mossa che sembra ed è assolutamente incomprensibile? Più ce lo spiega Antonella Coppari sul Quotidiano Nazionale. Perché ho scelto lei? Tutti i giornali ne parlano, perché lei la fa capire semplice, come vorrei che si parlasse io di politica. Perché questi leghisti fanno questa giravolta? Perché i leghisti nel frattempo hanno presentato alla Corte Costituzionale un altro referendum per cambiare il sistema elettorale e fare diventare il sistema elettorale totalmente maggioritario. Va bene? Quindi cosa dicono? Se passa il referendum maggioritario, cioè la Corte lo accetta, e se ovviamente la Corte accetta anche le firme dei parlamentari per la conferma del taglio dei seggi, questi due referendum andranno insieme. Quindi andranno insieme nella prossima primavera il referendum che vogliono i leghisti e il referendum sul taglio dei parlamentari. Siccome tutti voteranno sì al taglio sui parlamentari, c'è maggiore probabilità che votino anche sì, per un effetto trascinamento, anche sul referendum che vogliono i leghisti, che renderà il paese tutto quanto maggioritario, come in l'Inghilterra. Scusatemi se ho fatto questa lunga spiega, ma in realtà ho letto la Coppari sul Quotidiano Nazionale, che finalmente ha fatto capire anche a me perché questo volta gabbana dei leghisti hanno cambiato la cosa. Ma il punto fondamentale è che per evitare il referendum sia dei leghisti sia dei parlamentari, e della riduzione del taglio dei parlamentari, per evitare i due referendum c'è una sola ipotesi: andare a votare. E quindi cosa dice Salvini? Siccome in primavera ci potrebbero essere questi due referendum che creeranno un casino pazzesco, bene, ci potrebbe essere una volontà, soprattutto dopo le elezioni regionali, che si vada, che i parlamentari stessi decidano di andare a votare, perché sanno che se andranno a votare, andranno a votare con la vecchia legge che li garantisce di più, e soprattutto avranno più posti in Parlamento perché non saranno ancora passati i tagli parlamentari. Insomma, un grande casino che ho cercato di spiegare. Nel frattempo due professori ci spiegano le cose delle leggi elettorali, in cui Dalimonte sul Sole 24 Ore dice che il governo vuol fare una legge proporzionale e sarà totalmente ingovernabile questo paese, dice Dalimonte. E Ricolfi dice che ci sono due ipotesi: quella del governo col proporzionale, quella di Salvini di cui abbiamo appena parlato con il maggioritario, e queste due leggi
in realtà sono l'attività principale del Parlamento, mentre nel frattempo ci sono questioni di economia e di politica estera che sembra che non appassionino tanto i nostri parlamentari. Vogliamo votare, dice Luciana. Nel frattempo la vera questione è proprio questa, che dopo il voto cambierà tutto. Ma quale voto? Quello dell'Emilia Romagna. E oggi Zingaretti, in un'intervista alla Repubblica, lo dice chiarissimo: dopo il voto dell'Emilia Romagna cambierà tutto, come sempre avviene nel PD, cambia tutto perché non cambi nulla. Cambiamo il nome. E sapete qual è la grande idea di Zingaretti per il PD? Ve la dico, perché è un'idea straordinaria. Voglio subito dopo le elezioni un congresso per rifondare la sinistra. Yes, ottima idea. Questo è talmente ridicolo quanto il congresso per rifondare Forza Italia. Sono le due cose forse più ridicole che io sento da anni dire: i congressi per rifondare la sinistra e i congressi per rifondare Forza Italia. Non avverrà mai né l'uno né l'altro. E l'altra cosa che ci racconta è come rifondiamo la sinistra, Zingaretti: attraverso un partito nuovo, aperto alle sardine, al movimento dei sindaci e agli ambientalisti. E vai! Popcorn per tutti! Finalmente la sinistra ha trovato un modo, magari aperto alle persone normali, cioè aperto a quelli che vivono nelle province, aperto a quelli che capiscono che l'immigrazione è un problema e accoglienza che si sono inventati loro è una minchiata, il problema della sicurezza. Vabbè, ma lasciamolo perdere, questa è una roba... Comunque, ci sarà la svolta, il nuovo partito del PD, dopo le elezioni, prendiamole sul serio le cose, perché poi magari invece Zingaretti riesce a fare il miracolo che non è avvenuto a tutti quelli che volevano cambiare il partito prima di lui. Nel frattempo la sardina col cerchietto dice le sue solite incredibili banalità sulla stampa: io sono di sinistra. Ammazza, non ce ne eravamo accorti, quello che non viene da noi perché io gli devo chiedere scusa, lui è di sinistra, cavolo, toc toc, non ce ne eravamo accorti. Ma le sardine non sono di sinistra, cioè lui è di sinistra ma non sono di sinistra, già si è capito. Io ci ho messo la firma, l'ho scritto e ve l'ho detto in questa zuppa, voglio vedere fra un anno, a parte qualche candidatura delle sardine appunto nel nuovo PD che cambia per portarsi a casa le sardine, voglio vedere che cosa ci sarà di questo fenomeno. È il giro tondo con il cerchietto, né più né meno. Di Ricolfi ve ne ho parlato. Nel frattempo l'economia italiana, Sole 24 Ore lo nota, ma non solo il Sole 24 Ore, non è che vada proprio granché bene. Il giornale un po' pessimisticamente prende Bloomberg, l'agenzia di stampa Bloomberg, che dice che l'Italia è il rischio Italia sui titoli di Stato è un rischio mortale per tutto il mondo, cosa che dice anche oggi una certa misura del Foglio, cioè l'Italia non cresce. La produzione industriale, ci spiega il Sole 24 Ore oggi, è cresciuta dell'1,1% in 11 mesi nel 2018 rispetto agli 11 mesi precedenti, cioè pochissimo, non cresciamo, non andiamo avanti, ci inventiamo le minchiate, le tasse, i decreti dignità, il reddito di cittadinanza, tutta sta roba. Se l'Italia non cresce, o anzi proprio tutta questa roba non fa crescere l'Italia. Nel frattempo una buona notizia che ahimè smentisce un pezzo che ho scritto oggi io sul giornale è scritto dalla stampa. Cosa dice la stampa? Che forse la norma di questa finanziaria, che prevede che non possano essere flat tax coloro che hanno redditi dipendenti superiori al 30.000 euro, bene, quella norma non potrà entrare in vigore nel 2020, perché lo Statuto dei Contribuenti dice che le nuove norme fiscali devono entrare in vigore almeno dopo 60 giorni dalla loro votazione in Parlamento, il che vuol dire che siccome quella norma è stata votata il 25 dicembre del 2019, non potrebbe essere valida nel 2020. Però insomma, io quando si parla di Statuto dei Contribuenti, che è una delle poche cose a favore dei contribuenti, ho visto quante volte lo Stato l'ha violato. Speriamo che sia così e nei prossimi giorni sulla questione delle flat tax ve ne riparlerò. Nel frattempo gli americani decidono di fare le sanzioni nei confronti dell'Iran, questa roba qua varrà anche per acciaio, alluminio, tessile, cioè per quelle industrie iraniane che ancora funzionavano, e soprattutto quando gli americani fanno le sanzioni, il culo lo fanno a coloro che continuano a trafficare con loro anche senza il permesso degli americani, cioè il gendarme del mondo, quello che li rende insopportabili, ma rende anche insopportabili le loro sanzioni. Quindi se l'Italia, il suo miliardino e mezzo di affari, continua a farlo con gli iraniani, gli fanno un mazzo così. All'Italia
non all'Iran. E quindi poi gli americani alla fine un modo o l'altro per trattare con gli iraniani lo trovano sempre. Mentre se gli italiani si azzardano soltanto a fare un piccolo affare, beh, l'azienda italiana che si appresta a fare quel piccolo affare è morta. Ecco, questo è la gendarmeria del mondo imposta dagli americani. Giusto o sbagliata che sia, è bene che voi lo sappiate. Così come sappiate che quando Obama decise di togliere una parte delle sanzioni con l'accordo del nucleare, il PIL in Iran era cresciuto del 12%. Arriva Trump e inizia a fare il casino delle sanzioni e il PIL iraniano scende del 9%, meno 9%, con inflazione al 62%. Come ti ammazzo con l'economia una regione? L'ultima cosa che vi voglio raccontare, anzi poi vi racconto anche che il Wall Street Journal oggi fa un'indagine e vede come a dicembre del 2019 negli Stati Uniti del cattivo, sessista, misogino Trump, beh insomma fantastico, le donne che lavorano sono più degli uomini che lavorano, poi potremo discutere di quanto prendono e questo lo faremo sicuramente nelle prossime settimane, ma il punto fondamentale è che l'America è uno dei pochi paesi al mondo in cui, di regioni enormi come l'America, in cui lavorano più le donne degli uomini, fantastico. E ultima cosa che vi voglio segnalare è una piccola cosa di dettaglio che ho letto sul Corriere della Sera, è una foto del calendario di Sesto San Giovanni, e voi dite ma che sei impazzito col calendario di Sesto San Giovanni? No, ma nel calendario di Sesto San Giovanni ci sono due uomini della polizia locale con una persona in manette, qui dietro alla schiena in manette così, che viene portata evidentemente in carcere. La persona non è riconoscibile, così come i poliziotti, e non si riesce a capire se è bianco, viola, rosso o giallo, non si riesce a capire ovviamente il volto, si sa solo che è un maschio, si capisce che è un uomo bianco o nero, non si può neanche sapere questo, che è un uomo, mettiamola così. Beh, il giornalista del Corriere della Sera dice: mostrare l'immagine di una persona come trofeo non aumenta il rispetto e il senso di sicurezza. Cioè ci fa il pistolotto moralistico sul fatto delle manette, ci ricorda Carra. Allora ci sono due questioni da dire, molto semplici, che danno il senso di come la sinistra, compresa quella giornalistica, non ha capito nulla. Il garantismo non c'entra assolutamente una minchia con la sicurezza. Le due cose vanno insieme, garantismo e sicurezza. Il fatto di non volere Carra, che era il democristiano, con gli schiavettoni, perché lo prendevi in faccia, rovinavi la sua dignità, non era ancora stato processato, non era ancora certo il suo reato, così come tanti altri di Mani Pulite o di tante altre vicende che non riguardano i politici. Qua la questione è diversa. Il messaggio che capisce anche un bambino piccolo, ma non chi ha il pregiudizio, l'uomo come trofeo, non è l'uomo come trofeo, è che il vero problema ai cari giornalisti del Corriere della Sera e ai cari politici della sinistra di Zingaretti non è sputtanare le persone, il problema è che nelle nostre province, nelle nostre poche piccole città, siamo sicuri dell'impunità dei piccoli reati, scippi, furti, borseggi, appartamenti, e il segnale che si vuole dare con quelle manette è che noi assicuriamo alla giustizia i malfattori senza far vedere la persona, quindi non è l'uomo come trofeo, è la certezza della pena. Quindi se una critica si deve fare a quel calendario è che non ci crediamo che si mettano in manette queste persone, perché non ci riescono a metterli in manette, chiaro? Questo è il problema. Non, io sono garantista anche nei confronti del ladro, ma in questo caso il segnale del calendario è tutto un altro, e cioè certezza della pena. E sapete che vuol dire certezza della pena? Manette, quando sei convinto ed ha perso qualsiasi possibilità di dubbio la sua colpevolezza. Questo voleva dire quella roba là, né più né meno. Poi dopo, se dobbiamo confondere il sessantottismo col garantismo, beh vabbè, allora vale tutto. Direi che per oggi è tutto, il lunedì c'è Quarta Repubblica e io vi do appuntamento come sempre alla lettura delle Tasse Invisibili e alla visione di Quarta Repubblica. Ciao uomo bianco, mi scrive qualcuno per sfottermi, ciao!